10 aprile 2022, domenica delle Palme. Questa domenica che introduce la settimana santa ha un duplice volto, è detta di Passione ed è anche popolarmente conosciuta come la domenica delle Palme o ancora più popolarmente la domenica dell'Ulivo. Dunque è una domenica che nella sua liturgia, ricca anche di forti emozioni, ci invita già a meditare sulla passione di Cristo. Ed è una domenica che già anticipa la risurrezione, come a dire, attenzione, Pasqua significa passaggio dalla morte alla vita, tutto è in vista della risurrezione. Se nei brani di oggi il tema della passione e della morte è molto spiccato, e se il tema della vita sembra quasi solo accennato, per un cristiano non ha senso celebrare la passione di Cristo senza essere già nella risurrezione. È nella risurrezione di Cristo che la nostra fede affonda le sue profonde radici. Che senso avrebbe credere in Cristo se non avessimo fede, già la fede nella risurrezione? Sì, celebriamo la passione e la morte di Cristo, ma con la fede nella risurrezione. Il mistero pasquale è un unico mistero che si conclude però già nella risurrezione. Non possiamo soffermarci prima sulla passione e sulla morte e poi sulla risurrezione. Non si tratta più di tre momenti distinti, separati, successivi, in progressione. No, passione, morte e risurrezione. È un tutto un unico. Una cosa unica, qualcosa che si conclude, no? Ma si conclude già nella risurrezione. Già la passione è nella risurrezione, la morte è nella risurrezione. È chiaro che la liturgia distingue i diversi momenti, ma non dobbiamo celebrarli separatamente. Il mistero pasquale è un unico mistero che si risolve nella risurrezione. Possiamo anche dire che i Vangeli non avrebbero alcun senso se non fossero nel loro insieme la buona novella. Che cos'è la buona novella? Non è che Cristo è morto e è finita lì. Mancherebbe altro. La buona novella è la notizia o l'annuncio che Cristo è già risorto. È un Cristo già risorto, e annuncio, non che Cristo risorge, è già risorto. Gli esegeti ci invitano a rileggere i Vangeli non dall'inizio, dall'infanzia, così come sono stati scritti dagli evangelisti, almeno Matteo e Luca, ma partendo dalla fine, quando Cristo è risorto, ovvero dall'evento quindi della risurrezione. E allora tutto diventa chiaro nella luce del Cristo risorto, anche quando leggo l'infanzia, leggo poi tutto quello che è successo nella vita, no? Ecco, nel ministero pubblico di Cristo, sempre alla luce della risurrezione. Così la buona novella è stata meditata, così, no? In questo modo. La buona novella è stata meditata e rimeditata a lungo, decenni e decenni, dalle prime comunità cristiane. Dunque, attenzione, vi è un grosso equivoco, ed è di soffermarsi eccessivamente sulla passione di Cristo, come se facendo così cogliessimo l'aspetto più autentico di Cristo, il quale avrebbe sofferto l'indicibile, perché solo così ci avrebbe voluto bene, come se nella sofferenza più atroce ci fosse la prova o la testimonianza di un amore autentico di Dio. E quanto anche noi pensiamo e diciamo, no? Più soffriamo per una persona, più dimostriamo verso di lei un grande amore. Forse dovremmo ribaltare tutto, tutto, il nostro modo di vedere, no? Il modo di vedere il nostro amore e l'amore di Dio. Non basta soffrire per provare che io voglio bene una persona, non basta. È il bene che conta, più che la sofferenza in sé. Se nella sofferenza non c'è il bene che è quello di Dio, no? La mia sofferenza conta relativamente. Sento dire anche da parte di alcuni santi che più si mette in evidenza la sofferenza di Cristo,
calcando anche eccessivamente la mano. Pensate, per esempio, a certi pittori, no? Che raffigurano un Cristo tutto sanguinante, sono i pittori che non credono neppure in Gesù Cristo perché lo vedono così in un modo carnale, no? Più mi rendo conto dell'amore di Dio verso di noi. Ci presentano un Cristo disperato, un po' anche, no, la prima lettura, umiliato, represso, tutto dolore e ribrezzo. È un modo sbagliato di presentare il mistero pasquale. È il bene, ripeto, che rende valido il soffrire, proprio perché ci ha voluto bene. Cristo ha sofferto, ma la sofferenza di per sé conta relativamente se non c'è dietro il bene divino. È il bene che dà valore alla sofferenza, non viceversa. E allora dobbiamo forse dire che Cristo, essendo ora risorto e perciò non soffrendo più, non ci voglia più bene? Ma Dio è infinitamente purissimo spirito. E allora come può soffrire per noi? E allora se non soffre non ci vuole bene. Ma Dio, il purissimo spirito, non può soffrire. Allora non ci vuole bene. Il bene divino è assoluto. Cosa vuol dire assoluto? Sciolto da ogni condizionamento carnale, anche di sofferenza. Forse che il nostro spirito intelletto possa soffrire. Ma come può soffrire lo spirito o l'intelletto? La cosiddetta psiche o l'anima, certo, può soffrire. Ma non lo spirito in quanto tale. E se il corpo soffre, ma solo in quanto corpo, a che servirebbe? È lo spirito che dà valore alla sofferenza del corpo. Lo spirito è divino e in quanto divino contiene quel bene assoluto che è l'unico bene di cui ha bisogno ogni creatura. Vorrei dilungarmi su quanto sto dicendo. La religione, ogni religione, da sempre ha presentato la sofferenza come una redenzione necessaria per una purificazione. Se non c'è la sofferenza, non ti purifichi. Non ami Dio, pensate. Non vorrei pensare a quanto la Chiesa ci diceva a proposito del dolore, talora quasi cercato. Pensate a certi santi e sante, una deformazione della realtà di Dio, visto come uno che gode della nostra sofferenza. E passiamo alla domanda: che significa vivere il mistero pasquale? La liturgia ci invita a rivivere con fede, la settimana santa, santa perché si celebrano misteri santi. Come celebrarli? Riviverli nella fede, solo come giorni di passione. Nel mio ministero pastorale ho sempre visto tanta gente, anche non credente, non più praticante, partecipare con commozione al rito del bacio del crocifisso il pomeriggio del Venerdì Santo, dopo la celebrazione, dopo l'annuncio, dopo la celebrazione della morte di Cristo. Magari poca gente invece. È stato sempre non so, per me un dramma, no? Poca gente. Durante la messa del Giovedì Santo alla sera, che è la messa più importante, possiamo dire, no? Oppure addirittura il sabato sera, quando c'è l'annuncio della risurrezione. Più gente il Venerdì Santo, meno gente il Giovedì Santo o il Sabato Santo. Comprendo che la gente si senta partecipe della passione, della morte di Cristo. Anche lui ha sofferto, no? Mi capisce perché lui ha sofferto. Ma non capisco che tutto si limiti a questa compartecipazione, direi, umana o solidale. Ma se Cristo non fosse risorto, direbbe ancora San Paolo, a che servirebbe la nostra fede? Ma anche a che servirebbe sentirci compartecipi della sofferenza di Cristo? Non vorrei essere frainteso. Noi abbiamo più bisogno del risorto che non del Cristo sofferente. Pensate a un mondo immerso nelle tenebre. Di che cosa ha bisogno? Della luce. Pensate a un mondo immerso nella morte.
che significa violenza, guerra. Di che cosa ha bisogno questo mondo? Della vita. Limitarci alla passione e alla morte di Cristo non avrebbe alcun senso, bisogna andare oltre, e l'oltre è la risurrezione di Cristo. Ho voluto insistere per invitarvi a entrare nella Settimana Santa con lo spirito giusto, che è quello di rivivere i misteri pasquali nel loro insieme, tenendo sempre presente che Cristo è già risorto. Già nella passione di Cristo è presente la risurrezione, e non dimentichiamo che Cristo, mentre muore, dona già il suo spirito. Ogni via crucis, quella di Cristo e anche la nostra, è accompagnata da un fascio potente di luce che è già risurrezione. E non dimentichiamo le parole di Gesù a Marta, sorella di Maria, di Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita. Pensate, io sono la risurrezione della vita. Ma direi di più, già nell'io sono, basterebbe questo, io sono, già nell'io sono c'è la risurrezione della vita. Anche nel nostro essere, come essere, c'è già la risurrezione della vita.